Atletico Madrid, la prima finalista di Champions League. Dopo l'1-0 dell'andata, sconfitta in dolore per gli spagnoli, battuti 2-1 dal Bayern Monaco di Guardiola. All'Allianz Arena i bavaresi sbloccano il risultato con il gol di Xabi Alonso, poi Müller sbaglia un rigore e Griezmann firma il prezioso pareggio. Lewandowski porta ancora avanti i tedeschi, poi dal dischetto errore anche per Torres, ma la squadra di Simeone passa il gol fuori casa. Finisce 2-1, l'Atletico può festeggiare e vola alla finale di Milano. Stasera alle 20.45 in campo l'altra semifinale. Real Madrid e Manchester City partono dallo 0-0 dell'andata. Torna al lavoro il Napoli. Dopo il successo contro l'Atalanta, gli azzurri preparano la sfida di Torino contro il Granata. Ultime due gare per centrare il secondo posto Champions. Higuain carico, punta al record di Nordahl, che dista solo 3 reti. Ieri lunga intervista del presidente De Laurentiis a Kiskis, che manda un messaggio ai tifosi. Sono straordinari, lavoro per voi. Siamo uniti per queste 2 settimane. Contro il Frosinone, nuova maglia. Il mondo sportivo si ferma oggi per ricordare la tragedia di Superga, un incidente aereo avvenuto sulla collina piemontese il 4 maggio di 67 anni fa, nel quale persero la vita tutti i giocatori del grande Torino, la leggendaria e invincibile squadra di calcio, capace di vincere tutto. 31 le vittime, nell'incidente persero la vita anche 3 giornalisti. Oggi messe e celebrazioni sul luogo del tragico evento, una data che resterà per sempre impressa nella memoria di tutti noi. Dopo 22 anni di carriera, Luca Toni annuncia il ritiro dal calcio. L'attaccante campione del mondo con la nazionale nel 2006, in forza al Verona, annuncia il suo addio al calcio. Dopo tanti anni di calcio, 22 di professionismo, penso sia arrivato il momento di ritirarmi. Una scelta difficile, ma credo sia giusto smettere. Scende in campo oggi Fabio Fognini per il secondo turno del torneo ATP Master 1000. Mutuo Madrid Open. Sui campi in terra rossa della Caia Magica, Fognini, dopo aver battuto l'australiano Tomic al primo turno, affronterà il giapponese Kei Nishikori.